John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Ieri, per chi non lo sapesse, è finita la serie con lo Shakhtar. E se ve la siete persa vi invito ad andare a recuperarvela. Ma non solo ragazzi miei, oggi ovviamente doveva iniziare una nuova serie. E alle ore 19, se lasciate tantissimi piace qui sotto. Domani alle ore 19, mettete la sveglia sul telefono perché alle ore 19 uscirà il secondo episodio di questa serie, anche se, anzi, dovete iscrivervi in 500 al canale da oggi a domani alle ore 19. E ragazzi, questa nuova serie secondo me è la serie più brillante, più pazza, più clamorosa e più lunga che potremmo fare su questo canale con la stessa squadra. Perché? Perché mi sono inventato una serie clamorosa. Ho preso la squadra più scarsa del mondo, ovvero il, probabilmente è questa, non lo so, comunque dal nome sì, il Barrow. Successo in patria molto basso, successo in Italia molto basso, fama del brand molto basso, finanze alta, crescita giovani bassa, una stella, e l'ho messa in serie di inglese. Ora voi direte, beh, devi fare la remontata come hai già fatto. No, perché ho sbagliato, perché ho creato la Superlega. Vi faccio vedere, vi avverto, le squadre sono messe un po' a cazzo, quindi nel senso non andate a dire perché c'è l'Arsenal lì e quell'altro lì e quello su e quello giù, me ne frega niente. Semplicemente ho cercato di dare una stabilità, ma non ci fa troppo caso, tanto tempo che arriviamo in Serie A, cioè in Premier League, le squadre si saranno già riassestate. Allora, Premier League, Arsenal, Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcellona, Inter, Leicester, Liverpool, City, United, Milan, Napoli, Piemonte Calcio, Juventus, Paris Saint Germain, Lipsia, Real Madrid, Siviglia, Tottenham, fine. Questa è la Premier League. Championship, Ajax, Monaco, Bilbao, Celtic, Alaves, cazzo fa l'Alaves qua, Francoforte, Fiorentina, Hertha Berlino, Lazio, Leverkusen, Gladbach, Nizza, Lione, Marsiglia, Porto, Real Sociedad, Roma, Braga, Schalke, Shakhtar, Sporting, Villarreal, Fosburg, Wolverhampton. Serie C, Bologna, Cagliari, CSKA Mosca, Everton, Feyenoord, Verona, Hoffenheim, Legia Varsavia, Lille, Olympiakos, Parma, PSV, Rangers, Salisburgo, Sampdoria, Sassuolo, Slavia Praga, Southampton, Sparta Praga, Torino, Udinese, Valencia, Watford, West Ham. E poi la nostra serie, la Ligue 2, la Serie D, dove ci sarà l'AEK Atene, Saint-Étienne, Aston Villa, noi, cioè il Barrow, il Basaksehir, il Benevento, il Besiktas, il Young Boys, il Cluj, il Club Brugge, che fa pure rima, il Crotone, la Dinamo di Kiev, la Dinamo Zagabria, il Basilea, il Copenaghen, il Fenerbahce, il Galatasaray, il Genoa, il Getafe, il Bordeaux, il Panathinaikos, il Betis, lo Spezia, il Victoria Pilsen e fine. E noi ragazzi andremo a prendere il Barro e ogni puntata sarà una stagione, dovremo riuscire appunto a vincere il campionato, quindi non Champions, la Premier League con il Barro. Ora, cose importanti, difficoltà campione, valuta euro, competizioni europee, disattivo, quindi... però dice nella prima stagione, là non me ne frega niente, disattiviamola, sì, ma non me ne frega proprio nulla sinceramente, nel senso, ma attiviamola anche, tanto già che c'è. Rigore trattative elastico, perché? Perché sennò non riusciamo a prendere mai i giocatori, quindi elastico. Finestra di mercato attiva, offerte in azione disattiva, cambio di proprietà sì, mettiamo... Devo capire perché dico questo, forse 50 milioni, perché se tengo un milione, sì è molto difficile, ma visto che bisogna solo simulare, ci cacciano subito, immediatamente. Dobbiamo fare la squadra, oggettivamente dobbiamo rifare forse 100 addirittura, dobbiamo rifare tutta la squadra, forse 50, 100 è troppo facile. Dobbiamo rifare tutta la squadra, da capo. E quindi regà, in questo momento la squadra va smantellata e venduta tutta. Cerchiamo con 50 milioni di farci entrare più cose possibili. Clicchiamo e avanziamo. Qualcuno magari dirà basic, io avrei preferito che tu avessi fatto magari avessi evitato di mettere il cambio di proprietà. Regà, se non metto il cambio di proprietà non arriviamo a 3 mesi, ci cacciano subito. Quindi ho subito pensato, ho detto no, mettiamo il cambio di proprietà, facciamo questa cosa e vediamo come va, perché altrimenti non mettendo il cambio di proprietà ci cacciano immediatamente. Quindi cerchiamo di capire così come possiamo fare. Mettiamo trofeo delle stelle europee. Mamma mia raga, comunque c'è. Sì dai, ma sarà proprio difficile. Allora, ora c'è anche un discorso da fare che mi fa anche rodere il culo, che questi sono tutti
Con tutti in scadenza di contratto. Allora io direi di fare una cosa. I 60 li teniamo per il momento. Poi capiremo che fare. Tutti i 60 li vendiamo tutti. E adesso non mi metto a rinnovare i contratti, perché sinceramente... Ah, i 60 over 30 li vendo, perché ho più voglia di tenerli. Devo fare una rivoluzione completa. Jones ceduto, Wilson ceduto, Zuma fake ceduto, Barry me lo tengo, questi gli rinnovo il contratto prima della fine del mercato. Building ceduto, Taylor cioè ceduto, poi bisogna capire se qualcuno me lo compra. Jones lo faccio partire, Taylor lo faccio partire, Biggins lo faccio... come termina bre? Questo è in prestito da me, ho messo piano, questo è in prestito da me, ma che ce lo fai io? Però adesso lo lascio. Tratti in scadenza, Hardcastle ti rinnoverò, Griblin lo rinnoverò, James lo rinnoverò, Quigley lo rinnoverò. Questo va via immediatamente. Questo lo presto. Poi Raid lo... anche questo termina prestito. Ma chi cazzo è? Prendi in prestito un 53. Baker, Richardson per il momento lo tengo, ma tanto regà, mi serve veramente a poco. Allora abbiamo 51 milioni. Dobbiamo fare completamente la squadra. Allora andiamo a seguire Altai Bindir del Fenerbahce, che mi piace molto. Fermi tutti raga, prendiamo subito Buffon a parametro 0 immediatamente, proprio che 82 mi serve come il pane. Hanno accettato un euro, meno male, a me mi serviva proprio a un euro Buffon. Andiamo a trattare col giocatore. Ma davvero vuoi essere cruciale? Io che ti volevo fare panchinaro fisso, Gigi. Se firmo un contratto biennale fino a 44 anni, sì, mazza quanto è uguale Buffon. Ignora clausola rescissoria e non so quanto sarebbe disposto, cioè se io gli offro tipo 30, secondo voi si incazza? Perché mi capisce che sono un club dal... la vediamo? No, è ridicola, porca troia. Speriamo che non me lo inculino. Lo prendo tra una settimana. Perché non lo so, allora devo offrire quanto vale veramente. E non pensare a quello che potrebbe valere da me. Sono curioso di vedere gli obiettivi che ci hanno dato. Non finire in bassa classifica, quindi se non siamo ultimissimi ci potremmo anche salvare. Poi però è tutto molto basso, quindi me ne frega nulla. Che fatica comunque, regà, che fatica. Allora, mettiamo in campo la squadra. Innanzitutto cambiamo modulo 5-2-1-2. Io capisco che dobbiamo difenderci, ragazzi miei, ma manca a far così. De sicuro partiamo con un 4-3-3 di contenimento. In porta Lillis. Difensori centrali Zuma e Hird. Se è in centrale, sì. Poi, no, fermi. Centrale metto Bro. Poi a sinistra metto questo. A destra lascio Barry. Sì, che poi metto Ada perché è Nada. Vabbè, poi a centrocampo metto Hardcastle. No, cazzo, Hardcastle. Jones. Fermi tutti perché questo è una TT. Questo va levato immediatamente. Ma non abbiamo proprio giocatori con... per questo modulo. Mamma mia che schifo, ragazzi miei. Siamo Becker lì. Addirittura così tanto schifo fa. Vabbè raga, questa è la squadra. Per il momento non ce ne frega niente del torno. Guarda, manco voglio entrare. Ti giuro, manco voglio entrare. Voglio andare qua. Voglio andare qua. Fammi una settimana di simulazione e vede come finiscono queste due partite, perché non c'ho proprio voglia da avvelenarmi. 0-2 abbiamo perso. Fa una squadra di serie C, di realmente serie D inglese. 1-1 abbiamo fatto. Mamma mia. Un uccellino mi ha detto che la cosa più importante delle simulazioni è il portiere. Quindi io vado a prendere Buffon. Dai, datemi Buffon. Il problema, raga, è l'ingaggio, perché 80.000 è veramente tanto per la mia squadra. Santo cielo. Spero dica lui quanto vuole e spero cali leggermente rispetto appunto agli 80.000 che percepisce alla Juventus. Ah, cruciale? Ah, io l'accetto molto volentieri. 2 anni ci sta, però continuano a farmelo dire a me. A me sta cosa mi spaventa. Ecco, oddio. Se gli dico 60.000, vogliono pure il bonus d'ingaggio. Beh, accettiamo, raga, è troppo importante. Allora, preso Buffon, e questo già è qualcosa, direi. Non so se siete d'accordo con me, però credo che passare da Lillis a Buffon sia molto buono. Vediamo che abbiamo fatto con questi. 1-1, niente, siamo usciti pure dal torneo precampionato. Ma do cazzo vuole... No raga, noi risorgeremo dalle nostre ceneri. Ma mentre risorgiamo abbiamo prestato Sea, venduto Zuma per 600.000, venduto Taylor per 140.000, venduto Hird per 165.000. Allora iniziamo prendendo... No, cosa c'è? Non si risposta a trasferirsi al momento. Niente, iniziamo non prendendo in culo probabilmente. Pure lui, l'unico che mi interessavano veramente... Buono me, io non c'ho parole. Allora iniziamo dai difensori centrali. Lui dai 3,7 ai 5,5. C'ho paura che poi quando so tutto non vanno più venire. Quindi iniziamo a prenderli subito prima di sapere l'overall. Qui regà, ogni milione, ogni millesimo di milione è importante. 4 ne vanno, cazzo, sono troppi 4 per me. Ma te ne rendi conto di con chi sta a parlare? Che non c'ho andati manco per piagne. Ok, ne accettano 3 milioni e 4, va bene, dai. Che sofferenza. Chissà se mi dice quanto prende di stipendio, se no so
cazzi, eh. Penso di sì, però. Sì, me lo dice 10.000 alla faccia. Vuole essere cruciale. Esattamente, anche perché i difensori che ci avevamo un anno non esiste. Cioè, io non pago tutti quei soldi in ciota lira per un anno tu. Ma che sta scherzando? 2 anni va più che bene. Gli offro 10.000. Ok, hanno accettato. Poi l'altro difensore vorrei fosse Jovanovic. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Mamma mia, raga, stiamo a fare una squadraccia. Però questo è, non è che c'avemo altro noi, eh. Speriamo che riuscire a tenere Botta. No, Bottas, eh. Bottas corega la macchina. Questi hanno accettato 2.900.000, mi sembra buono. Ovviamente lui vuole essere cruciale, ma è giusto così. Pure lui dice un anno perché vuole vedere come va la situazione. Ma io ti chiedo almeno 2, poi l'anno prossimo rinnoverò i contratti. Ma perché mi fanno fare tutti a me i stipendi? Vi rendi 10.000 anche tu, amico mio. Ok, bene. L'altro centrale è fatto. Terzino destro, Vojvoda. Madonna, dai 5 agli 8 milioni. No, no. Raga, per voi vota vanno di più, vanno addirittura 7, ma 7 è tanto. Io poi do fa tutta la squadra. Niente, non si schioda, Cairo vale sempre 7. Dai, do 4 e 3, lo sai com'è la matematica, no? 4 e 3, 7. No, sempre 7. Oh, ma cala un pochino. Allora, se metto 4 e mezzo, lui dice che ci deve pensare, io non ci voglio di perdere tempo. Quindi metto 4 e 6. Probabilmente o cala o se incazza adesso. No, gli serve del tempo per pensare. Allora, il mio metodo non ha funzionato un cazzo. Fortuna che non si priveranno di questo giocatore. E niente, quel terzino sinistro adesso non lo prendiamo. Poi c'è Ait Benasser. 4 e 3. 4 e 3 lui vale. Adesso proveremo a prenderlo. Io voglio free 4. Voglio free 4 tondi. Vogliono il 5% della rivendita. La mia risposta è col cazzo. Vediamo un po' che dicono. 4 e 2. Dai, dammi 4 e basta. Non c'ho una lira. Ma che palle. Ma perché mi tirava pure i 250.000 euro che gli pago lo stipendio a sto poraccio? Ok, hanno accettato 4. Lo hanno accettato subito, eh. No, dovevano fare tutti quei magheggi là. Raga, appena si rompe uno, qua è finita. Io ve lo dico, cioè qui non abbiamo altri introiti. Dobbiamo fare un 11 e poi basta. Gli famo 3 anni di contratto, lui dirà 1 sicuramente. Guardate, là io sapevo. E noi diremo 2. A questo punto io dicevo direttamente 2 a saperlo. Ignoriamo la clausola. I soldi che gli do a questo, mo? 25.000. Si abbasserà lo stipendio leggermente, Benasser. Ok, se l'ha abbassato, ottimo. Ma poi sempre con lo stesso parlo, è sempre Cairo. A sinistra c'è pure Bernabei, ma non vuole trasferirsi. Porca troia. Poi alla destra c'è Nelson e non vuole trasferirsi. Davanti c'è Pedro Nugno che non vuole, che palle. Poi Campbell che non aveva abbastanza informazioni. Aliseda non si priveranno di questo giocatore. Insomma, ho messo giocatori interessanti nel... Proviamo a prendere Basso Gog, va. Basso Gog. Gli offro 3 milioni per Basso Gog. 3 milioni e 6 e la rivendita. Allora, rifiutiamo la rivendita, chiediamo 3 milioni e 6. Hanno accettato, benissimo. Tra l'altro Basso Gog può giocare centravanti, alla destra o esterno destro. Vuole essere cruciale, giustamente, Basso Gog. Sono quelli giocatori che abbiamo. Un anno, io ovviamente gliene chiedo 2 anche a lui. Tanto dicono tutti un anno perché siamo in Serie D. Ma non capite la difficoltà di questo campionato, ragazzi? Cioè, c'è un progetto dietro. Noi vogliamo non essere da meno rispetto agli altri. Perfetto, accettato, abbiamo preso. Io vorrei prendere pure Benes. Costicchia, Benes. Mo vediamo che ci dicono, Laszlo Benes. Gli ho offerto 4, mi hanno chiesto 4 e 2 più il 17%. Senza clausola, vediamo che dicono, 4 e mezzo. Se può fare 4,250 per favore, che non ho tanti soldi. Ok, hanno accettato 4,250. Ragazzi, sto proprio a rifare la squadra io intanto. Vi dico importante, ma tanto lui dirà cruciale, quindi sto solo a perdere tempo. Vabbè, ma ci sta, accettiamo. 2 anni direttamente senza perdere troppo tempo, va bene così. La clausola non la voglio nemmeno io. Ok, preso anche lui, bene. Allora fammi fare un attimo chiarezza sulla squadra che sta venendo fuori, che secondo me non è malissimo. Jovanovic va qua, Nadel Cearu va qua. Poi, qui non abbiamo preso ancora nessun terzino destro, nemmeno a sinistra. A centrocampo è arrivato Benes. A centrocampo è arrivato anche Benasser. Manca l'altro centrocampista. Non abbiamo preso un'ala sinistra, abbiamo preso una punta. Quindi, se non vado errato, e penso di non andare errati, in questo momento ci manca i due terzini, un centrocampista e le due ali. Non siamo molto avanti in realtà. Tanto abbiamo venduto Kai per 460.000. Allora, voi vota ce ne hanno chiesti 5 e 6. Oddio mio, no, è una controfferta, non hanno accettato, quindi andiamo a trattare. Mi fa malissimo il culo, sono qua tipo da 2 ore a giocare, non sto scherzando ragazzi. Vediamogliene 4 e 6, vediamo che dicono. 5 e 6, però io Cairo, cioè capisci che 5 e 6 sono veramente tanti. Io mi devo fare tutta la squadra, non è cattiveria. Ah, hanno accettato alla fine 4 e 6. Va benissimo, prendiamoci Vojvoda allora. E do subito cruciale, senza perdere tempo. Un anno, no, Vojvoda almeno 2. Comunque raga, è veramente difficile fare mercato, esistere con questa squadra, ve lo giuro. Cioè 50 milioni sembravano tanti, ma per dover comprare 11 giocatori non sono tanti per niente. Tanto Vojvoda l'ho preso. Di Fortuna non si vogliono privare. Di Bernabei non si vogliono privare. Di Nelson non si vogliono privare. Aliseda men che mai. Io vorrei provare a prendere anche Alex Garcia in realtà. Prendo un 3-4
artista. Sì, proviamo a prendere Alex Garcia, poi vediamo, magari cambiamo il modulo, vediamo un attimo. Gli offro 3,5. E che è scadenza? 4,8. Però è forte. So che è scadenza, ma è anche forte. 3,8. 4,8. 4 senza 8. Hanno accettato 4. Benissimo. Gli do cruciale, accetta. Un anno ancora, che palle. Ma si può mettere 2 minimo? Senza che mi rompano i coglioni così tanto? No, 2 anni. Comunque, ignoriamo la clausola. Ok, lo stipendio è molto basso. Va bene così. A questo punto che cosa ci manca? Solo le ali e il terzino destro. Vado un po' a memoria. Allora, di sicuro questo no, che asa. Ma ragazzi, non voglio che i terzini siano offensivi. Li voglio semplicemente difensivi. Cioè, devono fare i terzini. Non me rompesse i coglioni. Allora, quindi qua ci metto Vojvoda. Qua manca un terzino. Poi Baines l'ho appena comprato. Ait Bennasser, ok. Qua ci vado a mettere Garcia. Poi metterò il trequartista. Manca un'ala destra, un'ala sinistra e un terzino sinistro. Che fatica. Raga, non so manco se siano 70, ma più o meno siamo là. Solis, 18 anni, questo qua. Andiamolo a seguire subito, 12 giorni. E Cherki dall'altra parte. Amico mio, se Cherki, se Cherki trovi. 16 anni c'ha addirittura questo. Però voglio andare a vedere se vogliono venire. Quindi Cherki, non abbiamo abbastanza informazioni. Solis, non abbiamo, ok. Quindi però, questo vuol dire che potrebbero venire volendo. E poi, boh, proviamo a vedere Michael Bakker. Pure lui dovrebbe essere molto giovane, ottimo potenziale. Non lo so quanto potrebbe far bene. C'ho una paura, raga, che ci caccino. L'obiettivo comunque è quello di averci almeno l'11 titolare alla fine del come cazzo si chiama, prima dell'inizio del campionato. Tanto abbiamo venduto Brown per 220.000, Angus per 270.000 e Braut per 400.000. L'obiettivo, raga, è andato a puttane, perché informazioni di giocatori ancora non ci sono arrivate. Sicuramente non saranno abbastanza quelle che ci sono arrivate. Adesso vado a guardare, ma dubito. Allora, tra tutto, Bakker non vuole trasferirsi, quindi va a fanculo. Ma al di là di Bakker, Cherki non sappiamo nulla e Solis non sappiamo nulla, e questa non è una cosa buona. E c'è la prima giornata, santo cielo. C'è la prima giornata contro il Betis, o il Betis, fate voi. E che do fa? Niente, simulo. Andiamo a perdere in casa del Betis, vediamo un pochino. Ah, 4-0, raga. Mandi William, Fekir e Fekir. Io così la vedo veramente tosta. La vedo veramente tosta. Io ve lo dico, se ci cacciano ricominciamo da capo finché non ci riusciamo. Infatti abbiamo venduto Quigley per 410.000, venduto Barry per 440.000 e Arcastle per 550.000. Allora, Cherki è un 69, dai 4.800.000 ai 7.200.000. Solis è un 69, dai 4.800.000 ai 7.200.000. Mamma mia, raga. E poi hanno detto che è stata un'offerta per Pedro Nuno, che adesso cioè, lui non è disposto a trasferirsi, sto stronzo, però se ne sta andando intanto, pezzo di merda. Andiamo a prendere Cherki, raga. Sì, ma non ce la faremo mai a salvarci. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Come facciamo? Mamma mia, 4.900.000 sono veramente tanti, raga. Veramente tanti. Ok, hanno accettato 4 milioni, dai. Dai, siamo un po' calati, già questo. Già questo. Ok, hai preso Cherki, almeno lui. L'altro chi era? Soli. Proviamo a prenderlo. No, comunque è veramente sofferente la situazione, raga. Dai, 3,850 va bene, mi sembra vero. Prendiamo Ziolis, dai. Addirittura questo, per quanto è scarso, vuole essere importante, raga. È il primo che vuole essere importante rispetto all'altri, che vogliono tutti essere cruciali. E vuole pure 5 anni di contratto. Eppure 3.000 euro al mese. No, a settimana, vabbè. Però, preso. Mamma mia. Allora, ci serve un terzino sinistro, ma questo stronzo di Bernabei non vuole venire nemmeno in prestito. Pezzo di merda. Fortuna, fortuna che ci sei tu. Vuoi venire in prestito? No, nemmeno, porca puttana. Bel lavoro col progetto giovani. Cioè, credo riusciva più a solo quelli. Allora, Cherki a destra e Ziolis a sinistra, dai. Ci manca giusto un terzino sinistro e ci avevamo almeno tutti 70. Pure dalla squadra non sarebbe in piedi. Allora, andiamo a simulare velocemente sta gara contro la Aston Villa. Dai, raga, un punto, almeno un punto, almeno un punto. Un punto ha segnato basso Gog. Un punto contro la Aston Villa, ragazzi. Se arriviamo, se non ci sono alla fine di questa stagione, l'anno prossimo io mi compromessi. No, non ci allarghiamo. Però, raga, assurdo, veramente assurdo. Poi che mese è agosto, strapieno di merda. La partita di Coppa molto importante, perché sostanzialmente non ce ne frega un cazzo. Però ci permette di misurarci con una versione più forte. Comunque non ce ne frega un cazzo, vediamo come va. 2-2, abbiamo eliminato lo Schalke ai calci di rigore. Ma stiamo scherzando, chi l'ha fatto i gol del 2-2? Alex Garcia, è nostro Alex, ah sì. E Solis. Solis, ma non se lo sarebbe mai creso. So che non si dice greso, state tranquilli. Raid, non mi rompere i coglioni e torna a fare le live stream su Twitch. Ciao Rica. È passato il turno, così non mi danno manco un euro. Vaffanculo a voi chi siete. Comunque non si può giocare una volta ogni 3 giorni. Noi non c'è i giocatori che se reggono in piedi, cioè.
Ce ne abbiamo 5 per puzza. Nel frattempo ho venduto Dixon per 270.000 euro al Vaduz. Allora, qualcuno ha recuperato, qualcun altro no. Ma la Svizzera non aspetta. Dobbiamo andare in Svizzera. Young Boys Barro. Dai, un punto, un punto, un punto. Un solo punto, un punto, un punto. Ziolis e Ziolis. Oh, che vuol dire che Jovanovic c'ha un cerotto? Che cosa vuol dire che Jovanovic c'ha un cerotto? 6 giorni, meno male. Comunque, raga, 2 punti nelle prime 3 partite per una squadra come la mia non sono niente male, vi dirò. Me li faccio andare bene molto volentieri. Solo che non c'è mai un attimo di riposo. Tutti stanchi. Jovanovic è persino rotto. Match contro il Crotone. Sostituisci il giocatore. Vediamo se mi mette un giocatore. Ok. Madonna, un 59, regà. 3 punti. 3 punti col Crotone. Non ho chiesto troppo. 3 punti. 3 punti. Sembra che lo so. Cerchi. 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 Mamma mia, che giocatore. Abbiamo battuto il Crotone, no, così, così è una bomba, così è una bomba. 6 punti nelle prime 4 partite è una bomba, no, 5 punti, scusa, io così non ci credo, guarda, non ci credo. Ok, voi pensavate che il mercato fosse finito qua, e invece no. Allora, Pekarik, minchia, costi però Pekarik, fammi vedere un attimo qualcuno. José Fonte, secondo me José Fonte, adesso i vecchi ragazzi, adesso dobbiamo prendere i vecchi, quelli di 32, 33, 36 anni, tipo José Fonte. So che crolleranno, ma mi serve che la stagione me la portino fino in fondo. Quindi, t'offro 1 milione per José Fonte. Poi se mi dice sì, bene, se mi dice no, Lille è stato un piacere. No, fa niente, via, ciao José Fonte. È come se non ci fossimo mai parlati, togli dalla lista. Poi, fammi vedere qua che ci abbiamo. Radovanovic vale 3 milioni, questi però valgono troppo. Questi valgono troppo, non ce la fa Nagatomo. Non ce la faccio a fare una squadra, questo non vuole venire. Non ce la faccio a fare una squadra con questi, raga, valgono veramente troppo. Pellè si potrebbe prendere come vice. Prova a prendere Pellè, dai, 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 dai. 1 milione e 4, 1 milione e 8, facciamo 1 milione e 6. Qui anche... E i 10 euro sono ottimi. Hanno accettato 1 milione e 6. Dai che prendiamo il vice di non mi ricordo come si chiama, Budguduli, l'attaccante che abbiamo preso. Non mi ricordo come si chiama. Vuole essere Cruciale, Graziano Pellè. Vabbè, accettiamo Cruciale, dai, dai. Un anno no. Palla, perché mi dovete far perdere tempo? 2. Ok, preso Pellè. Ho pensato che uno tra Schmelzer, che Von, che non è disposto, quindi addio. Uno tra Nagatomo, dai 3 ai 4 ai 4 ai 9, e Bale Balenciaga, lui ad esempio, si potrebbe prendere, anche se costa un po' troppo, perché regà, è obbligatorio, cioè ci manca il terzino sinistro titolare. Iniziamo da 1 e 9, vediamo che dicono. 2 e 4, noi passiamo a 2. 2 e 1 va bene, 2 e 1 l'accetto, 2 e 1 l'accetto, va benissimo così, si sono abbassati anche troppo. Il problema non sono i giocatori, sono questi contratti giganteschi. E poi perché vanno essere tutti cruciali, oh. 2 anni, dai, dai Balenciaga, tacci tu ai soldi che vuoi, dai, preso. A questo punto ci fermiamo un secondo e capiamo gli altri se riusciamo a spendere meno di 1 milione per prenderli più vecchi e più scarsi. Facciamo una lira, raga, facciamo una lira. Allora, la squadra è stanca morta, sia chiaro, non si reggono in piedi. Però a sinistra ci mettiamo Balenciaga. Mi piace chiamarlo Balenciaga perché mi ricorda Bale, io lo dico. Io oggi davanti voglio giocare con Pellè, giocatore più forte del mondo. Sono tutti stanchi. Se pareggia a Bordeaux è tanta roba. Abbiamo vinto, Benes e Benes. Bene Benes. Benes Benes, ragazzi miei. Benes Benes, ma che stiamo a scherzare? Io non ci posso credere. Tanto qua, raga, prima usciamo meglio e dai coppe. Spero di uscire contro il Southampton, sinceramente. Anzi, vi dirò di più, non la cambiamo da qua. Andiamo a simulare, la cambiamo da qua, gestione squadra, la cambiamo tutta, completamente, perché io non voglio passare in alcun modo il turno, non voglio che questo accada, mi dispiace, però Buffon lo lascio, che tanto è in forma, no, Jovanovic è qua, no, ma semplicemente non perché perderei, ma magari, ma perché che se mi si stancava la partita dopo, allora... Biggins, sto Griblin lo metto qua. Poi non lo so, uno qualunque, dai, uno che non gioca mai. Chi è? Chi posso mettere? Metto Raid qua, che voleva giocare tanto. Poi io metto punta, poi metto Bassog qui a destra. Dai, un minimo almeno. Oh, mi ho fatto una squadra popo de merda. Andiamo a simulare contro il Southampton. Speriamo di aver perso 4-0. 3-1, va benissimo, siete stati fantastici, ce l'abbiamo messa tutta, però può capitare. Raga, noi non si potevamo permettere di giocare così tante partite, io lo dico. Allora, la maggior parte di loro non vogliono venire, questa non è una buona notizia. Però, proviamo a prendere Aguilera nel frattempo, che nel caso fa riposare i nostri difensori. No, ragazzi, sono incazzati, ho fatto un'offerta, si sono arrabbiati, volano meno a me. Proviamo con McLean.
Primo gemmione, no aspetta, resti 10 euro, levamoli. 1 milione, dai, 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 dai. 1 milione 6, il 5%, tuzia qua la pelata, non ti sembra di esagerare? 601, chi ce l'ha? 1 milione 3, oh mi sembra un'offerta, qua non rompere i coglioni a c'è. Vabbè, dai, va bene, 1 milione 4, abbiamo l'ala sinistra panchinata, almeno questo. Per il difensore tocca prenderlo, regà, non ci stanno cazzo. Questo può essere panchina, può essere il giocatore per il turnover. Importante, vabbè, sarà importante. Preso, dai, preso, preso. Col centrale di difesa ci serve. Chi prendiamo come centrale di difesa? Conè, Conè vuole venire. Delight, Delight vuole venire. Aguilera ha detto di no, ma allora siete una banda di stronzi. Che palle. Sentite, allora prendiamo Arnason innanzitutto. Svincolato, difensore centrale, 37 anni, questo ha pensione l'anno prossimo. Però ci serve per forza un difensore di numero. Mo io devo dire di uno che 50 milioni erano tanti per fare la squadra, eh. Io vi voglio proprio vedere. Ti prego, dimmi che me lo dici te. Ok, me lo dici te, va bene, mi va bene questo contratto. Ok, perfetto. Poi prendiamo il solito, intramontabile, immortale, Koulibaly. Dov'è? Che do, ti è? Fantastico, sei bellissimo, Koulibaly. Devo prendere al primo colpo perché sennò non ti avrò mai più. Posso dire la verità, raga, speravo di arrivare un po' meno tirato, diciamo. Ho speso troppi soldi, ho sbagliato. Ok, mi l'ha chiesto lui comunque lo stipendio. Gli levo il bonus, vediamo che dice. Ok, l'abbiamo preso. Lo dico, raga, non me li ricordo gli overall, però meglio che niente. Nedelev era bravo. Prendiamo Nedelev che era bravino. Pure 27 anni, insomma. Ma c'era la sessantina, cioè non vi aspettate che ci abbia 70. Però come vice mi sembra più che buono. Turnover, 3 anni va benissimo. Ok, me l'ha detto anche lui stavolta lo stipendio. Rimuovi bonus, avanza offerta, dai, dai, dai. Preso, bene. Anche Nedelev è mio. Ho creato gioco col trequartista per forza, raga. Io ve lo dico, va avverto. Prova a prendere anche Delev. Quanto ci avrà questo? 63, 64. Però è comunque un giocatore che mi può essere utile. Sì, questo vuole essere addirittura sporadico. Andiamo bene. Cioè, che c'ha 60. Chiede lui 2 anni. Quindi figuratevi quanto può essere forte. Come accedo? Chiede 3 milioni là. 3.000 a settimana. Ah! 3-3, almeno ha avuto la decenza di rialzare. Vediamo quanto, vediamo quelli là che ho preso quanto ci hanno. Allora, vabbè, questi ok. Allora, Delev c'ha 65, Nedelev 67, Koulibaly 69, Arnason 66. Vabbè, vi dirò, manco male, Solo che questo è l'unico CC svincolato, cavolo. Sinceramente non è che mi fidi molto io. Vediamo gli AT. Devo prendere Mosen. Ma che segui? Andiamo Mosen, dai, come vice. A parte che il vice in avanti ce l'abbiamo, quindi non è che serva molto. Possiamo anche non prenderlo. Allora sentite, la squadra io penso che bene o male ci sia, più o meno. Sentite, vogliamo intanto simulare la gara con il Copenhagen? Cioè non sarebbe male se mi dessero 3 punti. Dammi 3 punti, dammi 3 punti, dammi 3 punti, dammi 3 punti, dammi 3 punti. 0-0, va bene, uguale, me lo prendo volentierissimo, guarda, volentierissimo. Dal secondo anno puntiamo anche sulla primavera. Intanto ho venduto Platt per 500.000 euro. Allora in porta ci abbiamo Buffon, Lillis e Molonei. Quindi mi sembra buono. Lillis gli rinnoviamo subito il contratto. No, l'ho rinnovato, vabbè. Vaffanculo Lillis. Poi a sinistra abbiamo Balenziaga e Koulibaly. Eppure Nte Piatonkulu. Poi Jovanovic, Dandaran Bamba, Arnason, che è leggenda del club, è una leggenda. Una leggenda che ho appena preso, vabbè. Poi abbiamo Jones, che fa cagare. Wilson, che fa schifo. Però numericamente diciamo, poi dovrei prendere un panchinaro a destra, questo di sicuro. Poi vabbè, questo non so che ci faccia qui. Taylor sta già cadendo, quindi bene Taylor, bravo, bravissimo Taylor. A Genova abbiamo Bennasser, va bene. Bennes, va bene. Biggins fa schifo. Jones è un buon vice. Poi dobbiamo prendere un vice a centrocampo, raga. Un centrocampista va preso. Poi abbiamo sulla tre quarti Garcia e Gribbin e Nedelev. Sì, ci siamo senza dubbio. Gribbin gli rinnovo il contratto, vediamo se accetta di rinnovare. 3 anni, bene, bravo. Poi Delev a destra è buono. Non è che per caso può diventare alla destra Delev, può farmi questo piacere tipo in un minuto. Vediamo un po', no? In 2 settimane va benissimo così, guarda, un minuto, 2 settimane più o meno eravamo lì. Poi sì, abbiamo lui e lui, a sinistra, a destra abbiamo lui, ma tanto avremo anche quell'altro. Davanti abbiamo Reid, James, Becker, Richardson. Tutta gentaglia, insomma, no scherzo. James, questo qua, Becker, Richardson, se riesco gli rinnovo il contratto. Vediamo un po', la madonna, ho sbagliato. Mille, rifiuta.
Vaffanculo. E davanti abbiamo Bassa, Gog e Pellè. Vabbè, la squadra più o meno c'è. Serve un centrocampista subito e poi serve cambiare modulo. Modulo te lo cambio su due piedi, 4-3-3 col trequartista. Perfetto. Edelev lo porto in panchina al posto di Baker Richardson. Poi mi porto anche Arnason. Mi porto anche Delev al posto di Biggins. Mi porto anche McLean, che è un ottimo vice, al posto di... che cazzo, al posto di James. E poi basta. Prende un centrocampista, secondo me. Un centrocampista, uno e uno soltanto. Poi squadra è fatta. Quanti soldi abbiamo? Abbiamo 5 milioni, ma vanno messi anche nello stipendio. E proprio dobbiamo investirli. No, questo non ci avremo mai a prenderlo, eh? Mai, vero? Mai. Oh. Dobbiamo investirli, vediamo se l'under culo. No, proviamo a prenderlo, dai. Però io dubito sinceramente che ce la facciamo. Ti offro 4,5. 7,4, ma te te droghi. Ti offro 4,5 e qualche spiccio in più. 6. Bene, stanno calando. Adesso andiamo sul prezzo del giocatore. 4, 8 e leviamo tutto il resto. Qua lasciamo tipo 3. 2, 1. Buon anno. Vediamo che dicono. 6. Frate, ma 6 non ce l'ho. Io ti posso dar massimo 4, 9 e così. Dai, dammelo e basta. 6. Quanto rompi, coglioni, oh. Quanto li rompi. 5. Mi sembra un'offerta, quando ha accettato 5 milioni. Avremo i soldi per lo stipendio? No. E ce l'avemo bene. Penso, insomma, mo vedemo. Apriamo la clausola. Offriamogli 10.000. Oh, se te incazzi, giuro che mi incazzo, eh. Perfetto, preso, bene. Tutto questo, raga, più di così non potevamo far noi. In questo momento, tra l'altro, siamo anche decimi. Andiamo direttamente sulla stagione, sperando che non ci caccino. Andiamo direttamente a primo di maggio. Sì, e vediamo com'è andata. Vi prego, non mi cacciate, via. Allora, raga, siamo al primo di maggio. Ho sbagliato a mettere il primo di maggio, perché probabilmente per la Coppa ci avranno rinviato una partita. E quindi ecco qua che dobbiamo fare l'ultima di campionato, probabilmente con il Betis. Ora andremo tutto indietro, andiamo a vedere com'è andata. Poi simuleremo questa gara con il Betis, magari direttamente. Poi primo, a ciofalo proprio. Non è potuto mettere due e primo, vabbè, andiamo indietro, dai. Allora, agosto abbiamo visto tutto, se non vado errato. Forse il Copenaghen, sì, abbiamo visto pure il Copenaghen. Avanti. Settembre, vinto 1-3 con il qua raga, ogni vittoria è oro. Con il Panathinaikos, perso 1-2 in casa con il Cluj. Poi abbiamo vinto 1-0 contro la EK Atene in Grecia, pareggiato 1-1 con il Basilea, pareggiato 0-0 con la Dinamo Zagabria, vinto 2-0 con lo Spezia, vinto in Coppa 1-4 un'altra Coppa con Verona, perso, oddio, tutti rossi, perso 1-0 con Galatasaray, 1-4 con il Club Brugge, 1-0 con la Dinamo di Kiev, 3-2 con il Saint-Étienne, 0-1 con il Pilsen. Ma che c'è successo? Novembre, comunque non siamo stati esonerati. Pareggiato 0-0 con il Genoa in Coppa. Pareggiato 1-1 con il Casara in Coppa. Ma quante coppe ci stanno? Vinto 2, no, perso 2-0 con il Basaksehir. Vinto 2-0 in Coppa con il Genoa. Pareggiato 1-1 con il Fenerbahce in campionato. Vinto 0-2 con il Beşiktaş in Turchia. Vinto 2-1 in casa con il Getafe. Vinto 0-1 con il Benevento. Perso 3-2 con il Sassuolo in Coppa. Vinto 4-3 in Coppa e rigori con il Parma. Vinto 3-2 con il Genoa in campionato. Questo è l'importante. 1-3 in campionato con il Copenaghen. 1-1 abbiamo fatto con il Bordeaux. 2-2 con il Calabruce. Abbiamo vinto 2-1 con il Galatasaray. Raga, comunque non siamo per niente male come squadra. Pensavo di essere sfonnati io. Gennaio, pareggiato 1-1 con Basilea. Perso 2-3 in Coppa con l'Olimpico. Fa niente, ciao, è stato un piacere fare la Coppa. Pareggiato 1-1 contro l'EK Atene. Vinto 1-0 con lo Spezia. Perso 1-2 con la Dinamo Zagabria. Perso 1-0 con il Genoa. Pareggiato 1-1 con l'Aston Villa. Perso 1-2 col Benevento. Perso 2-1 con il Getafe. Vinto 2-0 con il Beşiktaş. Pareggiato 1-1 con il Fenerbahce. Vinto 1-2 con il Pilsen. Vinto 0-1 con il Crotone. Pareggiato 1-1 con il Basaksehir. Pareggiato 0-0 con gli Young Boys. Vinto 0-2 con il Cluj. Vinto 1-0 con il Panathinaikos. Oh, mazza, che campionato. Pareggiato 1-1 con il Saint-Étienne. Vinto 3-2 con il Dinamo di Kiev. E abbiamo questo match, l'ultimo di campionato probabilmente, con il Betis Siviglia. Classifica, che cazzo, siamo decimi, no, ho detto che cazzo non perché siamo male, però già che c'eravamo potevamo ambire magari ad un piazzamento playoff. No, noi non faremo i playoff. Allora, facciamo una cosa innanzitutto, andiamo subito a simulare questa gara. Non voglio guardare nulla, nulla voglio guardare. Guarda, simula veloce, pronti, via. 3-3. Spettacolo, Graziano Pellè, Benes e Cherki. No, beh, peccato, perché veramente la stagione che abbiamo fatto, raga, veramente potevamo arrivare ai playoff. Ci arriveremo al secondo anno, ma io mi aspettavo di essere esonerato, quindi penso che ci sia, che sia già abbastanza, se posso essere sincero. Allora, facciamo una cosa, guardiamo il calendario innanzitutto della stagione. Prima e quindi promossa Betis, che ci aveva pareggiato 3-3 tra l'altro, 95 punti. Seconda e quindi promossa Club Brugge, 3-7, no, seconda non è promossa. Prima e quindi promossa, scusa, no, allora no, aspetta, ho sbagliato io. Prima, seconda e terza promosse, Betis 95, Brugge 95, Getafe 89. Poi, playoff, Fenerbahce 87, Bordeaux 85, Aston Villa 84, Dinamo Zagabria 80. Poi Young Boys 75, Besiktas 75, Barro, che siamo noi, 70,
Genoa 69, Dinamo Kiev 63, Galatasaray 56, Basilea 54, Saint-Étienne 52, Benevento 51, Beşiktaş 51, Copenaghen 49, AEK Atene 45, Panathinaikos 40, Cluj 40, Victoria Pilsen 38, Crotone 30 e Spezia 26. Ok, andiamo a guardare anche le altre competizioni. Allora, questa è l'Europa League, dell'Europa League non ce ne frega niente. Questa è la Champions League e della Champions League a noi non ce ne frega niente. Questa è il trofeo delle stelle, non ce ne frega niente. Playoff League 2 non ce ne frega nulla. Ok, questa coppa l'abbiamo persa noi a dove cazzo era? Turno 3 abbiamo, dove siamo? Turno 3 con l'Olympiacos, va bene. E è il trofeo. Ah, l'abbiamo fatta apposta tra l'altro questa a perderla se non sbaglio. La Carabao Cup siamo usciti mai? Non ci siamo mai qui. Dove siamo? Siamo usciti con, ah, questa è quella che siamo usciti apposta al Southampton 3-1. Ok, me l'ho sbagliato al turno 2. E poi ci daremo la FA Cup dove siamo usciti, ma pure qua ne abbiamo fatto tanto bene. Forse qua c'eravamo ancora. No, mi schifo le coppe, raga. Vabbè, meglio, però non siamo manco qui, manco a turno 2, almeno qui ci saremo. Abbiamo perso col Sassuolo 3-2 qua. Madonna mia, che schifo. Vabbè, detto ciò, guardiamo la nostra rosa e poi andiamo a guardare ovviamente anche gli altri campionati della Superlega. Allora, Buffon non è sceso, grande Gigi è rimasto a 82, 55 partite, 0 per Molone che è salito di 2. Lils non è salito, non è sceso, ha giocato solo 2 partite, non so perché, ma va bene. Nte è salito di 1, arriva a 65. Koulibaly è salito di 1, arriva a 70. Bravo Koulibaly. Balenciaga è sceso di 1, è rimasto a 73. Ottimo. Arnason è sceso di 6, è arrivato a 60. Ha giocato 11 partite, ma va bene così, mi serviva solamente come rattoppo. Nedelkearu è salito di 2, è arrivato a 73. Bravissimo. Jones ha fatto solo 2 partite, è salito di 2. Wilson è salito di 1 con 5 partite. Jovanovic ha fatto 48 partite, è salito di 2, è arrivato a 74. Vojvoda è salito di 2, è arrivato a 75. Bravo Vojvoda. Bedling è salito di 2, è arrivato a 61. Taylor è sceso di 6. Mamma mia, Taylor. Ait Bennasser è salito di 2, è arrivato a 75, 5 assist. Benes è salito di 2, è arrivato a 75, 8 gol e 5 assist. Aribo è salito di 2, è arrivato a 75, 0 gol e 6 assist. Jones è sceso di 5, ci sta. Garcia è salito di 2, è arrivato a 75, tutti a 75 sono saliti di 2. Nedelev è salito di 1, è arrivato a 68, ha fatto 10 gol. Ragazzi, Nedelev è fottutamente buggato nelle simulazioni. È il nostro bomber per ora, pazzesco, veramente pazzesco. Griblin ha fatto 6 partite, è salito di 1. Delev è salito di 1, ha fatto 3 partite. Solis ha fatto 21 partite, 6 gol e 1 assist. È salito di 2, è arrivato a 71. McLean non è salito, ma aveva 32 anni, lo capisco. Ha fatto 10 gol, 10 gol anche per Cherki, che è salito di 3. Bravo Cherki, è quello che è salito di più finora della nostra squadra, arrivando però a 72, 10 gol e 6 assist. Graziano Pelé ha fatto solo 6 gol, è sceso di 5, è arrivato a 70. 11 gol per Bassogog, che in questo momento è il nostro bomber, è salito di 2 al 75. Buyback e Richardson è salito di 2. James è salito di 1. Sea non è salito, hanno salito di 1. Scusate, ma cos'è, chi è che volevo vedere io? Delev no, AD, Cherki no, chi è che segnava sempre di noi? Forse Cherki proprio segnava sempre, alla fine ha fatto 10 gol e 6 assist. Beh, male non è, se posso essere sincero. Rapidamente, prima di chiudere la puntata lunghissima e infinita fantasmagorica, andiamo a guardare anche gli altri campionati. Ligan ha vinto l'Everton che sale, poi il Valencia, poi il Lille che si gioca i playoff con PSV Hoffenheim e CSK, poi Olympiacos, Slavia Praga, Salisburgo, West Ham, Sparta Praga, Southampton, Torino, Feyenoord, Rangers, Watford, Legia Varsavia, Cagliari e Parma che si salvano, Bologna che si salva, Verona, Samp, Sassuolo e Udinese, non ci posso credere, tutte le italiane in fondo. Verona, Sampdoria, Sassuolo e Udinese vengono giù a romperci i coglioni. Andiamo avanti, poi... No, questo è il campionato giapponese, ma chi ti ha chiesto? Championship! A Lazio prima... Oh no, non c'è la Roma nemmeno tra le prime 8. La Lazio prima è andata in Serie A, in Premier League, con l'Ajax, Gladbach, Villarreal, Porto e Monaco fanno i playoff, Leverkusen, Wolverhampton, Shakhtar, Lione, Fosburg, Roma dodicesima, che schifo, Real Sociedad, Sporting, Francoforte, Bilbao, Fiorentina, Marsiglia, Braga, Celtic, Nizza. Retrocede l'Alaves con 39 punti, l'Hertha Berlino con 35 e lo Schalke con 34. Non me l'aspettavo. Championship l'ha vinto il Manchester City, 73 punti. Ma questi non sono finiti però. Alcuni non sono finiti. Vabbè, comunque siamo là. Liverpool, Real Madrid e Barcellona più o meno in Champions. Atletico in Europa League, Bayern, Borussia, PSG, Juve, nona, pazzesco. Parte era a 3 punti dal sesto posto, ma pazzesco uguale. Tottenham, Inter, undicesima, Chelsea, poi Lipsia, Napoli, Manchester United, Leicester, Arsenal, Siviglia in B, Atalanta e Milan, ultimo, 22 punti,
pazzesco, non può nemmeno più salvarsi, le gare sono 38. Milan 5 vittorie, 7 pareggi e 24 sconfitte, clamoroso, clamoroso, clamoroso. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, tantissimi piace, domani alle ore 19, nuovo episodio, secondo episodio, iscrivetevi al canale qualora non l'avete già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, buon shalom all'Alene come sempre, ci vediamo al prossimo video.